Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati. Come state? Nuovo video nel quale volevo cercare di fare un po' un elenco degli allenatori che oggi potrebbero interessare, no? Alla Juventus. Perché dico oggi? Perché sono quelli nell'immediato, quelli che potrebbero eventualmente tornare fuori come nomi di candidati di Massimiliano Allegri, per il post Massimiliano Allegri, perché io vi invito a non dare ancora per scontato che la Juventus confermerà Massimiliano Allegri, perché come vedremo in questo video, ragazzi, scegliere un allenatore, decidere un allenatore è qualcosa di complicato, di difficile, di non immediato, anzi meno male che non sarà immediata, no, questa cosa. Quindi con calma, prendiamoci il nostro tempo e cerchiamo anche di ragionare sui nomi che stanno uscendo in questo momento. Tra l'altro vi invito a scaricare il numero 10 perché ieri è uscito il post partita di Monza-Juve sul numero 10 e oggi invece ho fatto uscire un articolo che va a dare il passo successivo, se vogliamo, a quello della scorsa settimana di 10 giorni fa che avevo intitolato Allegri salvi Allegri. Oggi ne è uscito un altro, forse con un titolo ancora più forte, e cioè Agnelli salvi la Juventus. Alcuni concetti li ho espressi nel video di stamattina, che vi lascio comunque qui sopra nelle schede, altri concetti invece li trovate nell'articolo di numero 10, quindi scaricate assolutamente l'applicazione con la quale collaboro e lavoro da qualche settimana, da qualche mese. Allora, intanto vi dico subito che sto ragionando un po' su quella che è stata l'errore madre, e cioè quando decidi di andare a esonerare Massimiliano Allegri senza avere in mano, no, un nome vero e proprio per la panchina. Sto parlando di qualche anno fa, del 2019, mi pare, 2018-2019, dove viene scelto Maurizio Sarri come allenatore della prima squadra dopo qualche mese, dopo qualche settimana dall'esonero di Allegri. Non era tanto il problema di andare a cambiare filosofia, andare a prendere un allenatore come Sarri, quanto più aver esonerato appunto Allegri prima ancora di avere in mente l'allenatore. Poi lì possiamo aprire probabilmente delle discussioni infinite, perché tornando a quell'estate c'erano diverse voci che andavano su diversi altri allenatori, poi si è andati su Sarri e io rimango dell'idea che avevo quell'estate lì, e cioè che Sarri non era il piano A della Juventus, è stata solamente una volontà della Juventus poi di spostarsi su un allenatore con quel profilo lì, ma che non fosse Sarri la prima scelta. Tra l'altro, se torniamo un attimo a ragionare, in quel momento lì l'esonero di Allegri viene pagato, no? Perché Sarri va a guadagnare, mi pare, 6 milioni di euro l'anno, Allegri rimane a libro paga della Juventus, rimanendo fermo guadagna 7, quindi in quella stagione abbiamo 13 milioni di euro netti, che lordi sono circa 26 per quanto riguarda l'allenatore, perché c'era stato un esonero, è una situazione che abbiamo già vissuto in passato. E invece torno all'estate in cui viene esonerato Andrea Pirlo. Vorrei lasciare da parte l'estate in cui viene esonerato Sarri e messo Pirlo, perché lì mi sa che si è parlato proprio di improvvisazione, di volontà di andare sull'immediato perché c'era poco tempo per via del Covid, del mercato, quindi insomma lì vorrei passarci sopra un attimo. Invece nell'anno in cui viene esonerato Pirlo e si torna ad Allegri, ricorderete, chi segue questo canale lo ricorderà, avevo iniziato a parlare di Allegri ad aprile perché mi sembrava una mossa molto da Juventus, a una certa si iniziano a conoscere i propri polli, cosa che poi si è rivelata corretta. Ma mi sono appena finito di guardare un video che avevo pubblicato proprio in quei giorni lì, in cui facevo tre nomi di allenatori oltre ad Allegri e nel quale individuavo quello che secondo me era il più adatto a prendere in mano la Juventus, a ricoprire l'eredità di Andrea Pirlo, e facevo il nome di Antonio Conte. E sono ancora dell'idea che Antonio Conte possa essere il nome principale per necessità di questa Juventus, ma non tanto per Conte in sé, perché comunque sarebbe clamoroso il ritorno di Conte alla Juventus, eventualmente ne parleremo, ma sicuramente non è questo il momento. Conte ha un contratto col Tottenham che scade nel 2023, quindi eventualmente sarà argomento di discussione per quest'estate. Ma in questo, e tra l'altro apro e chiudo una parentesi, clamoroso ma fino a un certo punto perché me lo aspetterei, però era l'identikit di allenatore che individuavo necessario, no, per questa Juve. Dicevo, Allegri non lo metto in discussione per quello che è stato, per le sue caratteristiche, cosa che invece poi mi sono dovuto rimangiare fino a questo momento, perché a quanto pare anche le sue caratteristiche non sono più come una volta e io stesso le ho messe in discussione, ma non è sicuramente l'allenatore giusto, perché se si tratta di ricostruire non è Allegri
il profilo di allenatore giusto, ok? Quindi queste sono cose che penso ancora, che avevo detto un anno e mezzo fa e che penso anche in questo momento. Per quanto riguarda invece questo momento specifico, e quindi il 19 settembre 2022, ecco, penso che di essere ancora in quella situazione lì, no? Perché in questo momento la cosa principale, secondo me, è quella di ricostruire un gruppo, prima ancora di pensare alla tattica, agli schieramenti, ai moduli. In questo momento serve ricostruire un gruppo, serve ridare fiducia a un ambiente che la fiducia l'ha persa quasi completamente nella guida tecnica. Uso sempre il quasi perché sono sensazioni e quindi come tali non possono essere confermate, però sto leggendo sempre di più anche alcuni giornalisti che spingono verso questa cosa, che per quanto mi riguarda è palese e lampante. Vediamo se sarà così. E quindi vorrei cercare di analizzare insieme a voi alcuni nomi di allenatori che sono liberi in questo momento, alcuni sono liberi e vedremo perché, e che potrebbero poi arrivare alla Juventus, e darvi anche la mia opinione a riguardo. Poi se dovessi beccare uno di questi cinque nomi andremo a sviscerarli ulteriormente nel momento in cui verrà confermata questa cosa, perché io ribadisco, non sono ancora convinto che la Juventus abbia confermato Massimiliano Allegri. Penso che sia soltanto un momento di riflessione e che tra poco verrà fuori qualcosa, però questa, anche questa è la mia sensazione. Partirei da De Zerbi, che era stato un nome che era circolato, da ieri sera non può più essere un nome da prendere in considerazione perché è stato praticamente assunto dal Brighton, è il nuovo allenatore del Brighton, quindi proverà un'esperienza in Premier League. Sono anche contento che possa non essere De Zerbi, perché secondo me in questo momento buttare De Zerbi all'interno della Juventus sarebbe stata una follia. In primis per una questione Superlega, ci sarebbero stati probabilmente dei problemi perché De Zerbi si era schierato apertamente contro la Superlega. Poi il fatto che sia andato ad allenare in Premier League mi fa ridere, perché oggi per definizione la Premier League è la Superlega. Però vorrei evitare di iniziare un progetto tecnico con un allenatore che va contro esattamente quello che dice il presidente della Juventus. Quindi meno male che è andata così. E in seconda battuta non vedo un allenatore con uno status tale da poter risollevare, no, questa situazione. Quindi lo lascerei un attimo da parte, anzi l'avrei lasciato da parte in ogni caso. Quindi sono contento che sia andato sulla panchina del Brighton, perché un allenatore come De Zerbi mi ricorda molto, no, Vincenzo Italiano, che a me piace tanto, è un profilo che mi piace tanto, l'ho già detto tante volte, ma che anche io, lo stesso Italiano, per quanto mi possa piacere, non metterei, no, non lo metterei oggi sulla panchina della Juve. Cioè se dovessimo riuscire a svincolare Italiano dalla Fiorentina oggi, non prenderei Italiano per metterlo sulla panchina della Juventus oggi, perché questo ha bisogno veramente di lavorare, ha bisogno di tempo, di costruire. Quindi no, non è il tipo di allenatore che mi immagino la Juventus oggi. Roberto Mancini è allenatore dell'Italia, è il CT dell'Italia. Addirittura ieri circolava una voce di un ipotetico scambio Allegri nell'Italia, Mancini nella Juventus. Queste cose mi fanno sempre molto ridere, perché poi magari si verificheranno, non lo so, però mi sembrano veramente delle voci quasi quasi impossibili, quasi inenarrabili, quindi non credo che possa essere vera questa cosa. Mancini credo che possa essere in questo momento identificato come un allenatore gestore, no? Quindi potrebbe continuare a prendere in considerazione di continuare il lavoro di Massimiliano Allegri, quindi gestire la rosa della Juventus, quindi non ci sarebbero nemmeno molti problemi seguendo la linea del attenzione, non è stata fatta la squadra per Mancini. Mancini ha giocato anche e vinto l'ultimo europeo con l'Italia con il 4-3-3, questa rosa è stata costruita per giocare col 4-3-3, andrebbe semplicemente a continuare quel discorso che forse in questo momento addirittura è stato messo da parte, e quindi focalizzarsi su questo modulo, su questo schieramento. Quindi Mancini potrebbe essere un nome, certo, avrebbe senso probabilmente pure. Devo dire la verità, non mi scalda il cuore, non mi emoziona, ma soprattutto ribadisco, è il commissario tecnico dell'Italia e non credo che ci possa essere uno scambio di allenatori tra Italia e Nazionale, veramente non la vedo possibile come cosa. Però potrebbe essere un nome sensato, che ribadisco però non mi scalda il cuore. Qualcuno dirà, interista, passato Inter, ho capito ragazzi, però bisogna anche ragionare sul fatto che in questo momento abbiamo probabilmente delle necessità diverse rispetto a tirar fuori il passato, anni che sono stati brutti, sicuramente brutti, ma che in questo momento lascerei da parte. Quindi Mancini potrebbe essere un'ipotesi sensata,
ma che non mi farebbe impazzire, devo essere sincero. Montero, perché si è parlato tantissimo di Montero, che in questo momento guida la primavera della Juventus, è già libero paga della Juve, e quindi sarebbe semplicemente semplice metterlo dentro al posto di Allegri, perché avreste semplicemente da andare a prendere un altro allenatore da mettere nella primavera, e quindi monte ingaggio di Juventus non andrebbe ad aumentare di chissà quanto. Avrebbe senso mettere Montero? Penso proprio di no. Cioè, la vedo come una scelta di emergenza assoluta, una scelta in cui davvero ti dici ok, non è possibile andare avanti con Massimiliano Allegri, non è possibile prendere un altro allenatore, e allora Montero. E mi ricorda molto la scelta che fu fatta ai tempi con Andrea Pirlo, quindi non allenatore per meriti della prima squadra, non perché ci credo, non perché qui, non perché là, semplicemente perché in questo momento abbiamo bisogno di uno che alleni la Juventus. Perché abbiamo appena esonerato l'allenatore, abbiamo l'allenatore a libro paga, non possiamo avere un altro allenatore in più a libro paga, e quindi ci sei tu. Rischi di bruciare Montero, rischi di far fare una figura di merda a Montero, e rischi forse di non salvare nemmeno la stagione, perché Montero non ha mai allenato in Serie A, e per quanto possa magari inizialmente riuscire a fare gruppo, poi probabilmente verrebbero fuori le lacune dal punto di vista tecnico del tecnico. Quindi mi sembra più che altro una scelta, passatemi il termine, da traghettatore, come si era parlato anche di Carrera. Io Montero e Carrera non li metto proprio sullo stesso piano, perché comunque Carrera ha già allenato, però insomma mi sembra proprio la classica scelta che dici low cost, perché in questo momento non posso fare niente, a giugno ci guardo, però bisogna poi vedere come ci arrivi a giugno. Quindi mi sembra abbastanza una follia andare su un profilo di questo tipo. Zinedine Zidane, uno dei nomi che avevo tirato fuori anche in quell'altro video, erano Conte, Zidane e Gasperini, e poi vi dicevo che Conte era il mio nome ideale, ma se arriva un Conte che non fosse appena andato all'Inter, perché all'epoca era ancora all'Inter. Zidane è sicuramente un gestore, il dubbio di Zidane è gestore con la squadra che aveva Real Madrid è un conto, chissà gestore con questa squadra invece che succede, però questo non lo possiamo sapere, eventualmente possiamo soltanto scoprirlo. Zidane, uomo che sa cosa vuol dire essere alla Juventus, c'è già passato, così come Montero, quindi potrebbe essere un'idea. Tra l'altro Zidane e Montero andrebbero anche fuori da questo preconcetto di allenatori solo italiani, sempre solo italiani, che ci stiamo portando dietro da un po' di tempo, quindi sarebbe interessante, perché ha allenato all'estero, ha esperienza, ha palmarès, ha vissuto la Juventus, è straniero, insomma, diverse cose che negli ultimi anni probabilmente si sono ignorate. Sta aspettando la Francia? Molto probabilmente sì, e allora poi eventualmente si libererebbe di Didier Deschamps, ma ci siamo già passati, cosa facciamo? Torniamo indietro su Deschamps dell'anno della Serie B, che tra l'altro è stato anche esonerato, quindi c'erano probabilmente state anche le problematiche, certo con un'altra dirigenza, però poi Deschamps delle grandi carriere a livello di allenatore di club non le ha avute, ha vinto il mondiale con la Francia, e questa è sempre una cosa straordinaria, rimarrà per sempre uno che ha vinto il mondiale sia da calciatore che da giocatore, sia da calciatore che da allenatore con la Francia, però poi a livello di club è sicuramente un'altra cosa, quindi non lo so, senza considerare che Zidane ha uno stipendio probabilmente in questo momento davvero fuori budget per la Juventus, decisamente fuori budget. Ultimo, ma non ultimo, anzi il mio nome preferito è quello che riguarda Tuchel. Tuchel, che parto subito dalla parte economica, sì, ha uno stipendio alto, stiamo parlando di 8 milioni e mezzo che percepiva il Chelsea, quindi bene o male siamo sulla falsa riga dello stipendio di Allegri. È vero che qua ci sarebbe il decreto crescita, quindi di lordo ogni anno siamo circa 11 milioni, io non ho ancora capito se Allegri prende 7, 8 o 9, perché non si è mai capita questa cosa, quindi fare anche dei parallelismi è abbastanza inutile. Basti pensare che nel caso in cui Allegri prenda davvero 7 milioni, mettiamo il caso che Allegri davvero prende 7 milioni, ecco, tra lordo e netto sono 14 e Tuchel sarebbe 11, per darvi un'idea, quindi sarebbe comunque più basso, dello stipendio più basso percepito da Allegri, poi devi sommare anche quello di Allegri, quindi diventa un problema. Tuchel mi piace per un motivo, perché davvero Tuchel è un altro che come Zidane è partito in corsa nelle squadre che ha preso in mano. Entrambi in corsa hanno preso in mano squadre che poi hanno vinto la Champions League nello stesso anno. Entrambi quindi si accontentano di quello che hanno in rosa. Vogliamo chiamarlo gestore? Non lo so. Però sicuramente
è un allenatore che con quello che ha in corsa fa. E Tuchel come ha vinto quella Champions? È riuscito soprattutto a ricreare il gruppo da subito. Ho letto diversi articoli in passato che sottolineavano proprio questa cosa, perché il Chelsea di Lampard in quel momento era un po' disgregato, come possiamo dire la Juventus di Allegri in questo momento. E quindi Tuchel cosa ha fatto? Ha rimesso il gruppo al centro del villaggio e poi ci ha messo la sua mano. Ha messo il suo modulo, che è un 3-4-3, che forse anche questo la Juventus potrebbe essere replicabile, non lo so, non ne ho idea, siccome sugli esterni comunque siamo ancora un po' carenti, però chissà, vediamo, non lo so. E poi ci ha messo la sua mano, quindi gruppo e poi mano. Ha un problema Tuchel, ha un problema, e probabilmente l'ha fatto vedere sia al PSG che al Chelsea, e cioè che a un certo punto diventa scomodo per la squadra e per la società. Quindi eventualmente farei un contratto relativamente breve a Tuchel di un paio d'anni, e anzi credo che sia doveroso ricominciare in questo momento a ragionare davvero sui biennali, come era stato per Sarri e Pirlo, piuttosto che sui quadriennali come è stato per Allegri, perché poi il rischio, eccolo qua, siamo davanti al rischio, e che cosa fai? Non lo sai. E poi valutare, e poi valutare. È ovvio che se prendi uno come Tuchel o Zidane ti metti nell'ordine delle idee che fai un biennale probabilmente e mezzo, quindi diventa quasi un triennale perché siamo all'inizio della stagione. Se prendi uno come Montero non gli fai neanche il contratto, forse gli dai un aumento ma non lo rinnovi perché l'hai appena preso. Mancini io ci credo poco, devo essere onesto, ci credo poco. Poi ci sono altri nomi sullo sfondo che possono essere, vabbè, mi fa anche strano dirlo, ma circolato il nome di Claudio Ranieri, di Sousa, insomma, io questi nomi li lascerei un po' più sullo sfondo, devo essere sincero, devo essere onesto, e questi sarebbero soltanto nomi da traghettata, però parlare di traghettatori, ragazzi, a 19 di settembre mi sembra abbastanza triste, quindi c'è più che il traghettatore da prendere tanto per prendere, preferirei la follia della scelta in casa di Montero, e ribadisco follia perché sarebbe una follia, che però metti che inzucchi bene e quindi sei già a posto, cosa che dubito fortemente, però eviteresti di andare a fare un altro contratto a un altro allenatore nel quale non credi, per poi tornare quest'estate e riaprire il vaso di Pandora degli allenatori. Cioè, dopo questa diventerebbe una barzelletta più che una società, che già oggi, diciamo, andiamo purtroppo verso quella riga lì, no? Quella falsa riga lì. E quindi sì, tu che è il mio preferito, è anche uno che costa, certo costa, però io rimango nell'ordine delle idee che siamo la Juventus. Cioè, io non voglio scappare da questo concetto, noi siamo la Juventus. E quindi dobbiamo puntare per forza a nomi di questo tipo. Non ce li possiamo permettere? E allora va bene, vengano i low cost, ma low cost con un senso, e non presi tanto per prendere. E allora, nel caso, tanto vale provare a puntare davvero la follia, però poi non lamentiamoci se quest'estate o magari prima, forse anche quest'inverno, perché poi magari le cose vanno male, ci si ritrova ancora una volta qua a ragionare, a dire e adesso come ne veniamo fuori? Quindi Zidane lo vedo difficile, Mancini lo vedo difficile, De Zerbi è impossibile perché è andato al Brighton, Tuchel è lì, è libero, è anche un allenatore secondo me che in questo momento storico della Juventus ti va a togliere diverse castagne dal fuoco, se no se l'idea è Antonio Conte quest'estate, però secondo me con Antonio Conte deve per forza di cose saltare Andrea Agnelli, ma non la vedo nemmeno impossibile come cosa, devo dire la verità, allora davvero prendete Montero o prendete un traghettatore e poi andate con decisioni su Conte e fate in modo che sia lui a ricostruire la Juventus esattamente come era stato una decina d'anni fa. Mi fa un po' impressione però ragionare sulla Juventus che muove l'urna delle palline, ho visto ieri sera un video su Twitter, e continua sempre a fare i soliti due o tre nomi per la panchina, perché comunque dei allenatori bravi continuano a uscirne di tanto in tanto, e forse sarebbe anche ora di iniziare a responsabilizzare qualche altro allenatore rispetto ai sempre soliti 3-4 nomi che girano, sempre 3-4 italiani, sempre 3-4 in Serie A, insomma. Diventa anche abbastanza nauseabonda questa cosa. Quindi
ben venga un allenatore straniero, per invertire anche la tendenza della nostra storia recente, ben venga un profilo con un'esperienza diversa da quella della Serie A, ben venga Thomas Tuchel nel caso, perché mi sembra veramente il profilo più adatto. Voglio sapere la vostra, acquistato nei commenti, fatemi sapere anche se avete altri nomi di altri allenatori.